Ragazzi che si annoiano sul cellulare, lo avreste mai detto? Attenzione, non sto dicendo ragazzi che annoiati vanno sul cellulare, ma ragazzi che proprio perché stanno sul cellulare, dopo un po' si annoiano. E tu mi dirai, ma come Ivan? Noi li vediamo sempre sul cellulare, noi li vediamo sempre alle prese con questo digitale e non c'è modo di staccarli da questo cellulare. Come fai a dire che ad un certo punto questi ragazzi si annoiano? Certo, non tutti, io dico, si possono anche annoiare. Ho ricevuto molte email da parte dei genitori che mi facevano notare stupiti questa cosa, ossia i loro figli che dopo un primo periodo, nel momento in cui le scuole sono state chiuse appunto per via del coronavirus e del Covid-19, ecco che subito c'è stata quasi come un'indigestione di digitale da parte dei propri ragazzi. Ad un certo punto, però, questi ragazzi hanno iniziato a perdere interesse nei confronti del cellulare o comunque del digitale. Iniziano quasi ad averne le scatole piene. Ora, sembra un controsenso rispetto a quello che noi vediamo nella quotidianità in tempi non sospetti, però la cosa a me non stupisce e ti spiego perché. Perché in realtà, se noi andiamo ad analizzare, che è quello che faccio sempre, che consiglio sempre, non che cosa fanno i nostri ragazzi, ma come lo fanno, allora ecco che vediamo come loro utilizzano il cellulare o il digitale, o meglio, in che modo il cellulare o il digitale, quindi Instagram, TikTok, i videogiochi, YouTube, Netflix e tutto il resto, come queste cose. Cioè, si inseriscono all'interno della loro giornata, quindi che senso hanno per loro? Questo è molto importante perché iniziamo ad entrare un po' più nel profondo e ad uscire dal discorso della forma, dell'apparenza ed entriamo più nella sostanza. Se noi andiamo ad analizzare quindi questi punti, questo discorso, notiamo che è vero che i nostri ragazzi stanno sempre sul cellulare, ma attenzione, stanno sul cellulare all'interno di una cornice che è comunque la loro vita quotidiana, salvo alcuni casi particolari, tristi, oserei aggiungere io, i nostri ragazzi usano il cellulare mentre escono, mentre stanno con gli amici, lo usano per divertirsi con gli amici, perché giocano insieme, uno a fianco all'altro, tanto il gioco è online, oppure guardano un video di YouTube insieme, in gruppo, tutti in cerchio, oppure seduti contro un muretto, insieme, e così via. Quindi, in questi casi non è tanto l'uso del digitale in sé, certo c'è anche quello che appassiona e che interessa e che incuriosisce i nostri ragazzi, ma c'è anche il fatto che questo cellulare, si inserisce all'interno quindi di una vita sociale, all'interno di un periodo di intrattenimento, potremmo dirlo, dell'intrattenimento all'interno di una vita quotidiana e così via. Ok? Quindi in questo senso il cellulare spesso diventa non lo scopo ultimo, ma diventa uno strumento, un mezzo. In periodi di isolamento come questo, soprattutto forzato, non voluto, se andiamo, cioè necessario, ma non voluto sicuramente, cosa succede? Succede che viene a mancare tutto questo aspetto della vita quotidiana. Questo cosa provoca? Provoca che questo cellulare, questo digitale, finiscano decontestualizzati rispetto alla vita quotidiana, ossia rimangono fini a se stessi sotto certi aspetti. Allora ecco perché ad un certo punto i nostri ragazzi un po' si annoiano, perché guardare un video di YouTube, per quanto sia bello, non è la stessa a casa, intendo dire, non è la stessa cosa che guardare un video di YouTube commentandolo insieme ai propri compagni. Giocare a un videogioco non è da soli a casa. Non è la stessa cosa che giocarlo insieme ad altri compagni ai campetti, ad esempio. Sì, poi ci sono i giochi online, per carità, io parlo di giochi per cellulare, intendo dire, ci sono i giochi online, ma anche i giochi online comunque vengono spesso fatti in gruppo, perché mentre un ragazzino sta giocando online contro uno sconosciuto, magari a fianco altri due o tre amici che stanno commentando la partita insieme a lui. Stessa cosa per la PlayStation, per le console, che sì, ovviamente in quel caso il nostro ragazzo rimane in casa, però attenzione, spesso rimane in casa a giocarci insieme ai suoi amici, che stanno lì insieme, fanno la partita FIFA insieme. Oppure, in altri casi, anche lì, un ragazzo fa la partita contro uno sconosciuto, però
in casa lo fa insieme ad altri 2, 3, 4, 5 compagni che nel frattempo commentano e così via. Quindi ritorniamo all'aspetto sociale e così via. Sono tutti elementi che in caso di reclusione appunto forzata vengono a mancare e di conseguenza ecco che, pensa un po', anche il digitale ad un certo punto per i nostri figli può venire a noia. Bene, questa è una sorpresa, una riflessione che ti lascio. Ti invito a scrivere che cosa ne pensi nei commenti. Mi puoi inviare un'email in cui mi racconti quello che ne pensi, oppure se senti bisogno di chiedermi delle cose, hai dei dubbi, il mio indirizzo email lo trovi in descrizione, insieme al mio canale Telegram, il link, dove io pubblico anche non solo video, non solo audio, ma anche altri aggiornamenti di tutto quello che io faccio nel web, quindi informazioni e anche riflessioni sempre legati a questo tema. Noi comunque ci vediamo alla prossima. Un saluto da Ivan Ferrero. Ciao!